Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura alla pagina sindacale, i dipendenti della Giunta regionale hanno proclamato lo stato di agitazione assieme ai sindacati che si sono uniti per denunciare la trascuratezza nella gestione del personale in un contesto di profonda riorganizzazione istituzionale. Ci dice tutto nel servizio Francesca Romana Testi. È stato annunciato lo stato di agitazione da parte del personale della Giunta regionale d'Abruzzo. Ad annunciarlo le segreterie regionali di CGL, CISL, UIL e UGL. Tutto ruota intorno alla riorganizzazione della macchina amministrativa. In 18 mesi di governo D'Alfonso, spiegano i sindacati, si è assistito ad una tutela crescente verso i ruoli dirigenziali, con conseguente implementazione del loro numero e una serie crescente di riduzioni invece rivolte ai dipendenti. La Regione vuole trasferire personale dalle sedi periferiche alle sedi centrali, riteniamo senza un progetto organico, ecco, questo è quello che noi denunciamo, quindi chiediamo alla Regione un cambio di passo e un vero impegno nella gestione delle risorse umane. Tra le osservazioni mosse dai sindacati c'è il rapporto tra dirigenti e dipendenti, rapporto che sta a 1:19. Una sproporzione grande se si pensa che nel privato esiste un dirigente ogni 100 lavoratori e che presso l'INPS di Pescara il rapporto aumenta con un dirigente per ogni 200 lavoratori e soprattutto che nel caso dei primi gli stipendi sono stati aumentati e per i dipendenti invece si è proceduto a diminuirli. Noi abbiamo denunciato una totale trascuratezza nella gestione del personale della Regione Abruzzo, mentre tutte le riforme della pubblica amministrazione contemplano una riduzione del numero dei dirigenti. Noi in Regione Abruzzo abbiamo più di un dirigente ogni 20 dipendenti, con un costo per ogni dirigente di oltre 170.000 euro. A fronte di ciò notiamo una riduzione di anno in anno del salario dei restanti dipendenti, che insomma guadagnano sostanzialmente 1.200 euro al mese. Un cambio di passo che in qualche modo volete entro una certa data, c'è una scadenza oppure chiedete un incontro? Ma innanzitutto chiediamo un confronto serio, costruttivo e che dia dei risultati presto, subito. Restiamo a parlare di regione, ma sotto il versante politico arrivano le critiche da parte di Forza Italia alla manovra di bilancio appena varata. Si criticano soprattutto le tasse che, dicono gli esponenti azzurri, sono aumentate. Poi ci sono anche gli strali verso i mancati provvedimenti per lo sviluppo economico e il contrasto alla disoccupazione. Vediamo. L'approvazione del bilancio regionale ha fatto più notizia per la polemica tra i 5 Stelle e D'Alfonso, nell'ormai famosa scena della poltrona, tolta e poi ripresa dal governatore, che per i risultati ottenuti. Il centrodestra, a 7 giorni da quell'approvazione, spiega le criticità della nuova finanziaria, della quale ancora nessuno aveva parlato. La finanziaria è totalmente insufficiente, perché è una finanziaria piena di tasse, senza certezze, che non aggancia la ripresa economica. Infatti i dati occupazionali dell'Abruzzo e in generale della nostra produzione di PIL, se non ci fosse il polo dell'automotive del Sangro, sarebbero fallimentari. Siamo tra le ultime regioni d'Italia e recuperiamo meno di tutti disoccupazione. Perché? Perché siamo pieni di tasse, perché se non rimettiamo i soldi nelle tasche degli abruzzesi non facciamo ripartire i consumi interni. Se da un lato la tassazione era stata aumentata a causa del debito accumulato, il riferimento è alla sanità, oggi non si spiega perché il pareggio raggiunto abbia prodotto la chiusura di tanti presidi, la riduzione di tanti servizi e una tassazione ancora alta. Questo governo di centrosinistra sa solo tassare riducendo i servizi, perché contemporaneamente vengono ridotte le strutture ospedaliere. Noi abbiamo lottato fino all'ultimo secondo utile, con ore e ore, giorni e giorni e giorni di ostruzionismo in aula tutta la notte fino all'alba, per cercare almeno di ridurre il danno, e su alcune attività come la tutela del piccolo commercio, la difesa delle categorie più deboli, la possibilità di far ripartire alcune iniziative imprenditoriali, abbiamo ottenuto dei piccoli risultati che comunque per noi sono da sottolineare. E poi un piano di sviluppo del lavoro, poche chiare ancora le politiche dedicate all'occupazione e alle imprese. Noi abbiamo tasse al massimo ingiustificate, non abbiamo più bisogno degli ulteriori aumenti degli addizionali, perché siamo in pareggio di bilancio. Sono 25 milioni di euro all'anno che possiamo restituire agli abruzzesi e va fatto.
Il sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente, traccia gli obiettivi per il nuovo anno, il 2016, e parla soprattutto della ricostruzione che dovrà essere completata entro il 2019. Sentiamo Daniela Rosone. 800-900 milioni da spendere nel 2016 per dare altri importanti input alla ricostruzione della città dell'Aquila. Se nel centro storico l'asse centrale procede bene, molte frazioni attendono invece ancora la luce, ma a brevissimo giro, annuncia Cialente, il sindaco dell'Aquila, partiranno anche qui i cantieri. Il ritardo c'è stato, ammette, nel centro storico. Di fatto siamo partiti nel marzo 2013 con la ricostruzione vera e propria. Il cronoprogramma ha avuto uno slittamento, ma ora con i fondi a disposizione possiamo finalmente rispettarlo. Il problema, quello cronico secondo il primo cittadino, resta quello del personale e la lentezza a causa di questa difficoltà nello smaltire le pratiche. Il sindaco però ha già chiesto interventi in questo senso al governo centrale. Per quel che riguarda il centro storico, l'asse centrale, come dicevamo, va bene. Un piccolo ritardo si sta registrando soltanto per l'edificio della biblioteca e per qualche altro palazzo del centro, ma tutto sommato si procede. Il sindaco dice che nel 2019 si sarà a buon punto con la ricostruzione anche per le frazioni dell'Aquila. Il vero problema, dice Cialente, non è ora la ricostruzione che sta andando, lo scrive anche Repubblica, ma l'obiettivo del 2016 del Comune dell'Aquila dovrà essere necessariamente il rilancio economico e occupazionale. Su questo proprio non ci siamo. Cambiamo argomento adesso, parliamo del porto di Pescara che rischia l'inagibilità, almeno questo è l'allarme lanciato stamattina dalle associazioni ambientaliste assieme alla marineria che hanno commentato i progetti per la realizzazione della soffolta e il taglio della diga foranea, progetti che sono stati anche studiati dall'Università La Sapienza di Roma e da quella di Cassino, e secondo questi studi si rischierebbe anche l'alluvione a causa del mancato deflusso delle acque del fiume Pescara in caso di piena. Si parla dei progetti sul porto di Pescara e ci si chiede, si passa dalla padella alla brace, perché secondo uno studio condotto dall'università si rischierebbe anche la chiusura nel periodo estivo e non solo per diversi giorni, perché? Perché stiamo parlando di questi progetti, quindi negli elaborati progettuali c'è scritto che tagliando la diga foranea in quel punto e facendo la barriera soffolta dal parallela al molo nord, che è il progetto che vuole fare il provveditorato, si creerebbe in alcune condizioni, in alcuni periodi dell'anno, delle onde che entrano dentro al porto canale e rendendo impraticabile la navigazione. Poi c'è un altro problema che loro non affrontano, è che in quelle condizioni poi se l'onda entra dentro al porto e se c'è una piena contemporanea del fiume, cosa succede? Il fiume non si può sfogare e quindi rimarrebbe l'acqua dentro Pescara. Questo quindi vuol dire che aumentate il rischio di esondazione nella città, un fatto molto molto grave. È incredibile peraltro che il provveditorato abbia fatto la gara d'appalto, una delle due ha già assegnata addirittura, l'altra in corso, prima ancora di avere le autorizzazioni, perché la fase di valutazione di impatto ambientale è ancora in corso. Quindi qui si arriva al paradosso, cioè si fa la gara d'appalto, quindi si lega la pubblica amministrazione a delle aziende che hanno risposto per milioni di euro senza avere le autorizzazioni in regola. La diga soffolta sarà un'altra cavolata, perché quando fecero i materassi di pietra il risultato c'è stato solo uno sperpero di denaro. Ora, guardando questo documento, a riguardo a quelle che vogliono fare, ci sono dei momenti in cui il porto di Pescara sarà inagibile. Praticamente basti che si verificherebbero 2 metri d'onda, il porto di Pescara ci sarà l'interdizione alla navigabilità. Allora io stavo riflettendo, siccome già abbiamo un mare molto ma molto ristretto, tanto è vero che adesso siamo relegati, la zona dove peschiamo si seguita a restringere, se dopo ci andiamo a mettere anche che non possiamo uscire dal porto perché ci sono queste interdizioni alla navigabilità per delle onde che superano i 2 metri di altezza, io mi domando che cosa stiamo facendo. E restiamo ancora in tema di mare e di fiume Pescara, livelli preoccupanti di colibatteri ed escherichia coli nel mare di Pescara. Questo emerge dai dati dell'ARTA. Dopo l'ultimo prelievo effettuato a fine dicembre, il vice sindaco di Pescara Enzo Del Vecchio annuncia una caccia senza quartiere agli scarichi abusivi e coinvolge enti, prefettura e capitaneria di porto.
mare inquinato a Pescara, in pieno inverno. Sono i dati dell'ARTA a renderlo noto, picchi allarmanti di escherichia e colibatteri. Il pensiero va subito ai divieti di balneazione per la prossima estate e il ricordo va a quella appena trascorsa. Ma prima di gridare all'allarme, spiega il vice sindaco, una riflessione va fatta. Non esiste un paragone per capire se l'inquinamento sia allarmante o se in passato vi fossero precedenti, perché mai prima d'ora si era provveduto a fare prelievi in inverno. Questo monitoraggio non è stato mai eseguito negli anni precedenti, quindi non abbiamo una misura di raffronto se durante il periodo invernale i valori potessero essere diversi rispetto agli anni precedenti. Quindi è una analisi ex novo e quindi va presa per quello che è. Detto questo, la preoccupazione comunque rimane alta, perché comunque sia il fiume Pescara trasporta inquinanti in misura molto elevata. Un'altra riflessione da fare è quella sugli scarichi abusivi, perché la vera difficoltà risiede nel risalire a concessioni effettuate in anni lontani e soprattutto dai protagonisti responsabili. Nelle ultime settimane, infatti, la Guardia Costiera ha scoperto più di 50 scarichi abusivi non censiti, una bella matassa da risolvere, e l'appello dell'amministrazione oggi è alla collaborazione da parte di tutti gli enti. Abbiamo interessato il Presidente della Regione Abruzzo perché coordinasse un'azione, un tavolo tecnico di tutti gli enti locali, perché si assumano decisioni al riguardo. Sappiamo, e leggiamo anche sul giornale, di un'attività, diciamo, di indagine da parte della Capitaneria di Porto, non so se anche da parte di altri organi dello Stato, di Polizia dello Stato, se ci sono altri controlli. Però già questi ci danno la misura di... come dire, che qualcosa non funziona, e non funziona in maniera elevata. Adesso parliamo di sanità, in particolare di nascite. L'ospedale policlinico di Chieti nel 2015 ha registrato il primato nella natalità in Abruzzo. Nell'anno appena passato, ha spiegato il direttore del Dipartimento Materno-Infantile della ASL di Lancianova Stochieti, Francesco Chiarelli, vi è stato un incremento di nascite pari al 21% rispetto all'anno precedente, passando da 1.619 nati nel 2014 a 1.949 nel 2015. Tale risultato è merito, continua il professor Chiarelli, della continuità dell'assistenza feto-neonatale garantita dall'integrazione tra l'equipe ostetrica, anestesiologica e neonatale, dall'alta professionalità della struttura. E adesso passiamo alla pagina degli spettacoli e degli eventi. Il Volo ha aperto il tour invernale da Roseto, un omaggio alla città di Gianluca Ginoble, che ricambia l'affetto con una dedica in dialetto. 3.000 gli spettatori, un palco imponente, un'orchestra di oltre 40 elementi e tanti applausi a scena aperta per il trio che sta facendo faville non solo in Italia ma anche all'estero. Vediamo. Che sarebbe stato un trionfo era certo. Fan assiepati in attesa di vederli sul palco, che nell'attesa inneggiavano le loro canzoni. Forze dell'ordine presenti in gran numero, uno staff numerosissimo impegnato a far filare tutto liscio senza dimenticare nessuno, un palco allestito in grande stile, più di 40 elementi disposti come nei più grandi show del compianto Frank Sinatra, e poi l'arrivo di loro tre. Allegri, sorridenti e divertiti si preparano nei camerini cantando e scherzando. Gianluca Ginoble è il più emozionato di tutti perché per la prima volta da quando è una star internazionale riesce ad esibirsi nella sua Roseto, e questo è il suo saluto al pubblico. Con questi compagni di viaggio, colleghi, amici, abbiamo, come sapete, abbiamo girato il mondo, cantato veramente con personaggi molto molto importanti, però finalmente Sting d'Onda la casa. A seguirli oggi e ad aver visto le loro potenzialità da subito c'è un uomo di altrettanta fama internazionale. Michele Torpedine, manager del Volo e precedentemente scopritore di star del calibro di Andrea Bocelli, Giorgia, che descrive così i suoi tre talenti. All'estero hanno fatto successo i tenori italiani, il bel canto, l'opera, le grandi voci, e il risultato di questo è proprio perché, come è successo con Bocelli in passato, con Mario Lanza, con altri, Caruso, Pavarotti, era quasi scontato che succedesse prima all'estero
che in Italia. Nell'anno dell'uscita del loro primo libro, Una grande avventura, tutto sembra ripercorrere il loro vissuto, anche la scenografia sul palco, che racconta le loro storie più intime, più vere, più lontane, un regalo al pubblico per conoscerli ancora meglio. Quando diventi un personaggio noto, tanta gente scrive cose non vere e dopo, quando hai l'occasione di pubblicare un libro tuo, finalmente hai l'occasione per entrare a casa delle persone e raccontare la verità. Quando uno dice la verità non è mai difficile parlare, no? Perché è sicuro di quello che è successo e è sicuro che non ha fatto niente di sbagliato, ecco. Qui davvero posso davvero vedere chi mi vuole veramente bene, chi è qui per applaudirmi ed applaudire Ignazio e Piero, e quindi sono davvero felice. Il concerto è un tripudio di applausi. Cantano, incantano, scherzano, fanno sognare. Ciao a tutti, siamo Il Volo. Vi mandiamo un grande abbraccio dalla vostra... Esatto, a tutti i nostri amici di TV6. Siamo Il Volo, con affetto da Roseto degli Abruzzi. Ciao. 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 Andiamo avanti, adesso parliamo di saldi. Martedì scorso sono iniziati i saldi invernali che proseguiranno fino al 4 di marzo. La Confcommercio di Pescara ha effettuato, come ogni anno, un sondaggio fra gli operatori commerciali. Nel primo weekend dei saldi, scrive l'associazione in una nota, pochi hanno lavorato bene, la maggioranza ha registrato lo stesso andamento dello scorso anno e in molti casi si è registrato un decremento degli acquisti. Più nel dettaglio, un 10% ha registrato un decremento nelle vendite, oltre il 70% lo stesso andamento dello scorso anno, e il restante 30% registra un decremento. E adesso il Natale sulle piste da sci. Gli impianti di Campo Imperatore hanno fatto registrare buoni numeri in queste festività. Ora al via una serie di interventi su seggiovie ed albergo, ma manca una visione industriale. Buona l'affluenza sulle piste da sci di Campo Imperatore nel periodo delle festività. È il bilancio tracciato dal direttore di esercizio del centro turistico del Gran Sasso, l'ingegner Marco Cordeschi. Numeri buoni in attesa dei lavori. È andata molto bene, dice Cordeschi. È stato un bel periodo, bel tempo, che non ha condizionato dunque le presenze sul Gran Sasso. Ci sono state presenze costanti, non numeri elevatissimi, ma tutto sommato siamo soddisfatti. Nei prossimi mesi ci saranno i lavori alla seggioviale Fontari e all'albergo di Campo Imperatore. Ormai certi interventi, infatti, non sono più rimandabili. L'aggiudicazione della gara per la sostituzione delle Fontari, dice Marco Cordeschi, è una cosa importantissima. La Leitner, entro l'anno, dovrà provvedere alla sostituzione dell'impianto. L'impianto, infatti, è ridotto malissimo e questo intervento è assolutamente urgente. Il Comune, so, aggiunge, si sta muovendo per la ristrutturazione dell'albergo e dell'ostello, altri aspetti molto importanti. Negli anni però sul Gran Sasso è mancata completamente la gestione manageriale. Bene la montagna, ma non dal punto di vista dei servizi. C'è tutto sul Gran Sasso, ammette Cordeschi, dal punto di vista della bellezza della montagna e della natura. Però per il resto siamo messi molto male. Al di là della programmazione del piano d'area, del piano strategico, gli interventi di rilancio infatti non sono mai stati effettuati, così come non c'è stato il management industriale. Da anni si parla poi di privatizzazioni. In termini industriali si deve fare, dice Cordeschi. Un comune, anche importante come quello dell'Aquila, non può pensare di gestire un sistema industriale di questo tipo. Ci sono situazioni che vanno corrette e vanno corrette al più presto.
E ieri è stato il giorno dell'Epifania, tante le manifestazioni in tutta la regione. A Loreto a Prutino la Befana è arrivata in piazza in teleferica, rinnovando così la collaborazione con il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara. Ci racconta la giornata Antonio Recanati. È tornata puntualmente a Loreto a Prutino l'undicesima edizione della Befana dei Bimbi, curata dall'Associazione Splendida Loreto e patrocinata dal Comune di Loreto a Prutino. Alla mattina l'arrivo delle Befane al teatro, con l'esibizione dei ragazzi della scuola primaria e della scuola media. Pomeriggio in piazza, dove tra spettacoli e balli è arrivata la Befana con la teleferica, rinnovando così la collaborazione con il Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara. Beh, certo, una manifestazione di fine feste natalizie è comunque la prima manifestazione dell'anno, quindi è sempre una manifestazione di buon auspicio. Ecco, è una manifestazione che raccoglie l'adesione di molte associazioni, prima in tutto diciamo Splendida Loreto di Rossana Buccella, dove collaborano pure i vigili urbani di Loreto a Prutino. C'è diciamo, un grande sponsor di Clementi, che con il camping Rigopiano. Infatti la manifestazione è partita già dal 27 dicembre con l'arrivo di Babbo Natale su Rigopiano. E poi tanti sponsor e la scuola che partecipa in maniera diciamo, sostanziosa, quindi ecco, una grande festa per i bambini. Questa manifestazione è più improntata verso la solidarietà, soprattutto verso i bambini. Beh, è una manifestazione che riesce soprattutto perché c'è gente che ci lavora, non c'è nulla di improvvisato, quindi quando c'è il lavoro diciamo, tutto riesce, ma soprattutto tutto a beneficio dei cittadini e soprattutto, mi ripeto, dei bambini. E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. Acque sempre più agitate in casa della Virtus Lanciano. Questa mattina in una affollata conferenza stampa sono tornati a parlare Valentina e Guglielmo Maio. Hanno detto non molliamo ma non accetteremo più insulti gratuiti. Così anche abbastanza a muso duro hanno parlato i dirigenti della società frentana, anche in relazione alle ultime uscite di mercato e alle voci sulla possibile cessione della società. Ascoltiamoli. Il Lanciano sta operando un mercato di rifondazione, volto soprattutto alla salvaguardia di un budget e di un bilancio, come tutte le società di calcio fanno, cessioni e acquisti, acquisti e cessioni. Questa è la politica societaria, gente che andrà, gente che verrà. Quindi, prima cosa, budget e bilancio, rifondazione, budget e bilancio. Dopodiché dobbiamo adoperarci tutti quanti affinché la squadra si salvi sul campo, perché noi non siamo morti, perché noi non abbiamo mollato un cazzo, perché noi ci mettiamo soldi, passione, vita, affetti e non sono e non siamo l'agnello sacrificale di nessuno. E questo ci tengo a dirlo. Questo sta facendo il Lanciano, l'hanno fatto i più grandi prima di noi, lo fanno i più grandi prima di noi, non vedo perché non possiamo farlo noi. Siccome teniamo al club che viene prima del singolo giocatore, che viene anche prima di me e di mia sorella e di mio padre, le persone che stanno bersagliando da giorni, noi dobbiamo operare in questa maniera qua. Se c'è qualcuno più bravo, si fa avanti. Finché questa società è nostra, da 8 anni ci siamo tolti un mare di soddisfazioni contro tutto e tutti spesso, dovendo sempre dimostrare, gli anni possono andare bene, possono andare male, ragazzi miei, è calcio, è sport, si vince, si perde, la retrocessione o la vittoria fa parte del gioco, non lo decido io. Volevo chiarire un concetto importante, perché adesso vanno in giro audio di alcuni giocatori che sono andati via. C'è da dire una cosa, che io ho parlato personalmente con loro, sia con quello che è stato il gruppo storico e poi con tutta la squadra, la quale io gli ho detto, io ho un carro la quale devo riempire e voi dovete far parte di questo carro. Io non ho cacciato nessuno, la mia famiglia, questa società non ha cacciato nessuno. Tutto quello che hanno detto sono menzogne.
e sono testimoni altri giocatori che sono ancora qui, che lo possono testimoniare. Io ho detto loro, rimanete con me, non avevo bisogno in quel momento di giocatori, avevo bisogno anche degli uomini. Loro hanno preso la strada migliore per loro, che io non la giudico, perché ognuno sa cosa deve fare della propria vita, ognuno sa cosa deve fare dei propri soldi e giustamente hanno le famiglie, sanno loro come gestire. Ma questa società non ha mai, mai cacciato nessuno. Andiamo avanti con la Serie B, adesso parliamo del Pescara. Biancazzurri al lavoro sul campo in attesa della ripresa del torneo e di conoscere quanto riserverà il mercato. Dopo Verde e Domizzi in arrivo altri giocatori, in prova l'attaccante albanese Calaia, il servizio. 21 partite, io non chiederei niente al presidente, solo che purtroppo bisogna tener conto del fatto di eventuali infortuni, l'età del giocatore, squalifiche, e eventuali playoff dove sono partite molto ravvicinate, quindi è ovvio che non puoi stare con tre centrali e basta. Quello che non vogliamo fare, l'ultima cosa che vogliamo fare è fare casino. Per casino intendo andare a sprovveduta, aprire il mercato, pescare dove capita. Noi dobbiamo fare cose intelligenti, ponderate e soprattutto giocatori funzionali a quello che serve a noi. Quindi con molta, adesso non c'è questa fretta, nel senso che dura un mese il mercato. Penso che per le prossime due partite tre centrali io e quindi sono più che sufficienti. E l'importante, ma questo è normale, che prima della fine del mercato qualcuno arriverà con grande pazienza e intelligenza di capire quale sia il giocatore più adatto. Ma infatti gli innesti che abbiamo in testa di fare sono innesti che servono: il mancino che mancava, il centrale che numericamente manca. E poi? E basta. Certo, gli innesti, quindi? Due, basta. Ah, compreso Verde? No, sì, no, poi per quello che. Poi è ovvio che nell'arco di un mercato possono succedere anche cose, ma sicuramente non andremo a mettere altri giocatori se non ci sono delle uscite. Nessuno è incedibile, sono tutti utili e nessuno è indispensabile. Io come ho detto prima non ho chiesto la cessione di nessuno, semmai sono loro che quello che ho detto prima, no, ma è più chiaro di così. Se Cocco vuole stare qui e lottare per una maglia, sta qui. Se Cocco si sente denigrato, se Cocco non si sente bene qui, non sta bene o preferisce andare a giocare da altre parti, parlo di Cocco come chiunque altro, andrà in società, lo chiederà e non è che automaticamente andrà via, ovviamente, perché Cocco è un giocatore che è stato pagato, quindi se ci saranno le poi lì la palla passa alla società e se ci saranno le condizioni Cocco o chi per lui andrà via, se non ci sono le condizioni sta qua e lotta per una maglia. E adesso apriamo la pagina dedicata alla Serie D. Ieri si è giocato, è tornato al successo il Chieti, che grazie anche ai nuovi acquisti ha espugnato per 3-0 il campo dell'Agnonese, riprende così la scalata della squadra di Ronci verso i play-off. Andrea Costantini. Il Chieti passa d'autorità al Civitelle Gnagnone e si regala una bella epifania e soprattutto un inizio molto positivo di anno e gironi di ritorno. Decisivo l'1-2 piazzato da Dos Santos e Fiore dopo la mezz'ora, una combinazione che ha tramortito i padroni di casa dell'ex tecnico nero-verde Silvio Paolucci, in tribuna perché squalificato. L'allenatore del Chieti Ronci attinge ai rinforzi delle ultime ore, titolari subito il portiere classe 97 Romagnello e il difensore classe 96 Sebastianelli, in panchina Pietrantonio. In attacco c'è Molen dal fianco di Dos Santos, Olimpia priva di Pifano, di Ronza e Jallow, il croato Pejic appena tesserato non è disponibile per problemi legati al transfert. Il vento rende la vita difficile ai 22 in campo, fase di studio prolungata che si protrae per quasi 20 minuti per poi essere rotta dalla combinazione Guida-Marolda. Il primo serve il centravanti che supera in uscita Romagnello ma si allarga troppo e la palla sfila via. Al 23esimo il turno di Dilollo con un destro dalla distanza, Romagnello blocca a terra sicuro. Il Chieti però ha in fiore il verde
vero valore aggiunto, e poco prima della mezz'ora gioca un buon pallone sulla destra, va al cross per Molenda che di testa non trova lo specchio della porta. 33esimo, nuova combinazione, guida Marolda con quest'ultimo che tenta il colpo dal limite dell'area, alto di poco, capovolgimento di fronte, il Chieti trova il gol, angolo di Del Grosso e Dos Santos appostato sul primo palo buca la rete granata, vantaggio teatino con il gol del solito brasiliano alla rete numero 11 in campionato. Il Chieti coglie l'attimo e il 37esimo raddoppia grazie all'eurogol di Nicola Fiore che tira fuori dal cilindro un colpo dei suoi, sinistro d'antologia dai 25 metri che fulmina Mancino, da rivedere la prodezza del giocatore tornato nero-verde un mese fa. Ad inizio ripresa c'è una novità tra i molisani, fuori Chiocchia, dentro Serrone, ma è ancora Nicola Fiore a bombardare da qualsiasi posizione come accade al quarto, chiamando alla parata in angolo Mancino. Il Chieti è padrone del campo e controlla contro un agnonese inerme che perde i pezzi, Martignetti si fa male nello scontro con Barone e lascia il campo a Fagiano. Al quarto d'ora prova la conclusione anche Lima Cresto, ma non trova la porta. I neroverdi giocano sul velluto e il 23esimo chiudono definitivamente il discorso. Dos Santos si appropria della corta respinta di Campanella, entra in area e offre sul piatto d'argento il pallone del Tris a Ivan Barone che insacca senza problemi. Sesta marcatura per il centrocampista col vizio del gol. Da qui alla fine accade ben poco, Ronci ne approfitta per inserire Scalvi e l'ex amiternina Mariani per Del Grosso e Sebastianelli. Al 38esimo Vitale vede Mancino fuori dai pali e prova a beffarlo senza riuscirci. Passerella anche per Dos Santos che viene avvicendato da Comini, ma il finale è 0-3. Per i molisani è la seconda sconfitta interna consecutiva. Il Chieti ferma la mini striscia negativa e rilancia la corsa verso i playoff. L'obiettivo più immediato però è quello della continuità. Il derby con il San Nicolò sarà un banco di prova di livello. Con una rete di Borrelli, il Fano espugna il Rubens Fadini di Giulianova al termine di una gara combattuta. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Con un eurogol di Borrelli ad inizio ripresa, il Fano passa di misura al Rubens Fadini al termine di una gara combattuta e giocata dalle due squadre senza esclusione di colpi e dopo 8 minuti di recupero. Senza attacco era difficile fare di più per Ferrante e compagni, che hanno però giocato con cuore e gambe. E da domani a disposizione per l'anemico attacco giuliese ci sarà anche l'esperto bomber Elvis Abruscato. Il Giulianova in campo per 10 undicesimi con la squadra che aveva superato prima delle feste il Monticelli. L'unica novità riguarda l'impiego di Marzucco al posto di De Iorio. Nel Fano Alessandrini manda in campo la formazione annunciata alla vigilia. Sugli spalti 600 spettatori con rappresentanza ospite. Dopo la prevedibile fase di studio al 13esimo Sivilla riceve palla in area, si gira e mette a lato. Ancora Sivilla ci riprova al 16esimo con un tiro dai 20 metri che però vede terminare la sfera lontano dalla porta di da Ursini. I ragazzi di Michele Gelsi cercano di sfruttare il contropiede, ma la difesa fanese è sempre attenta nelle chiusure. Al 20esimo ancora minaccioso il Fano con Borrelli che su punizione dai 25 metri chiama Ursini alla respinta con i pugni. Borrelli ci riprova poi al 23esimo e sempre su punizione con una traiettoria quasi perfetta e con la palla che sfiora il palo con il portiere giuliese immobile sulla linea di porta. La differenza di valori in campo c'è e si vede anche se nella seconda parte di tempo gli ospiti non riescono ad essere molto incisivi al cospetto di un Giulianova che pressa tutto campo e che riesce a rientrare indenne negli spogliatoi per l'intervallo. Nella ripresa al primo minuto Marzucco si rende pericoloso con un tiro che termina di poco al lato. Il Giulianova appare più determinato. Al quarto Nodari forse tocca con la mano su una conclusione di Cerasi in area marchigiana, ma l'arbitro lascia proseguire prima dell'eurogol di Davide Borrelli che al quinto dai 25 metri mette la palla nel 7 dove Ursini non riesce ad arrivare. I giallorossi non ci stanno e nell'azione seguente si rendono minacciosi con Cerasi che chiama Marco Antonini alla deviazione in calcio d'angolo. La gara si vivacizza con le due squadre che si allungano. All'11esimo Di Stefano tutto solo in area viene murato al momento della conclusione da un difensore ospite. Il Fano, passato il pericolo, riprende il controllo del gioco andando poi a sfiorare il 2-0 al 25esimo sull'asse Favo Sivilla Gucci con l'attaccante fanese che quasi sulla linea di porta non riesce ad impattare con il pallone. Senza una punta di peso i ragazzi di Gelsi fanno fatica a creare problemi a Marco Antonini. Al 28esimo poi Camilloni, già ammonito, va a commettere fallo su Giampaolo rimediando il secondo giallo e così l'espulsione.
In 10 gli ospiti indietreggiano, ma al 34esimo con Siviglia hanno l'occasione per chiudere i conti con Ursini, bravo con un miracolo a salvare la sua porta. Il finale è convulso, ma dopo 8 minuti di recupero e con gli ospiti 9 per l'infortunio di Nodari, il Fano può festeggiare la conquista dei 3 punti che servono per accorciare dalla capolista San Benedettese e dalla seconda forza del campionato matelica. Adesso veniamo al derby di questa giornata, quello tra San Nicolò ed Avezzano, partita finita 1-0 con la squadra di Epifani che torna a respirare area di playoff. Jacopo Forcella. Dopo 7 tentativi andati a vuoto, il San Nicolò torna a riassaporare il gusto dolce della vittoria. La Befana porta in dono il derby contro l'Avezzano, la squadra di Massimo Epifani, a cui basa lo squillo nel primo tempo di Merlonghi per avere ragione dei biancoverdi. Epifani schiera subito l'ultimo arrivato Andrea Cerqueti, Brighi e Terrenzio coppia centrale di difesa, Bucchi terminale offensivo con 3 uomini alle spalle. Stesso schieramento di Lucarelli, con Moro che agisce davanti a Pollino, Bisegna e De Santis, a centrocampo Sassarini e Censori sono i frangiflutti. L'Avezzano ha il controllo del gioco, almeno all'inizio, e lascia al San Nicolò la possibilità di ripartire. E infatti le azioni più pericolose sono della squadra proprio di Epifani, che prova con Donatangelo dopo 7 giri di lancette, pallone però alto. Molto più pericolosa l'occasione del minuto 11, quando Davino deve ricorrere a tutti i suoi riflessi per disinnescare il colpo di testa di Bucchi, prima che Felli allontani il secondo tentativo di Diegidio sulla ribattuta dell'estremo difensore biancoverde. Il gol dei padroni di casa arriva a metà frazione. Merlonghi, fino a quel momento in ombra, sulla sinistra rompe il raddoppio di De Santis in marcatura con Felli, entra in area di rigore e scarica il destro, imparabile sotto la traversa, nulla da fare per Davino. San Nicolò che fiuta il momento positivo e con Maurizio Chiacchiarelli prova a calare il bis, destro violento ma impreciso. Marzicani, che a 9 dall'intervallo ci provano da piazzato con lo specialista Bisegna, parabola perfetta se non fosse per Calore che ci mette la mano allontanando la minaccia. Meno emozioni nella ripresa, l'Avezzano prova a premere sull'acceleratore alla ricerca del pareggio ma trova raramente la strada giusta. Si passa spesso e volentieri dal sinistro di Bisegna che al 52esimo lascia partire una sassata tremenda che impegna Calore alla deviazione in corner. Lucarelli gioca le carte di Genova e di Curzio per De Santis e Ndiaye, ma gli spazi sono intasati anche se il San Nicolò fa fatica a ripartire quando ne ha le possibilità. Epifani toglie Degidio per Massetti e successivamente uno stanco Chiacchiarelli per Moretti, ma nonostante 4 minuti di recupero non succede più nulla. Il San Nicolò sfata l'incubo di quel primo novembre, 5-1 al Fano, che rappresentava l'ultima affermazione in campionato. L'Avezzano invece si lecca le ferite e ora subito la sfida contro la capolista San Benedettese. Ed ora il calcio a 5, Agrodolce, l'ultimo turno per le abruzzesi nel massimo campionato. Il Pescara vince e si porta in vetta, l'Acquestapone perde a domicilio con l'Asti ed è in piena crisi. Vola il Pescara nel massimo campionato di calcio a 5. Il successo di 8-0 ottenuto su Latina ha regalato infatti ai ragazzi di Fulvio Colini il primato in classifica con 30 punti all'attivo dopo una scalata impressionante iniziata 2 mesi fa. Ma i biancazzurri non vogliono fermarsi e guardano avanti con fiducia. Turno di riposo per il Città di Montesilvano che resta fermo a quota 25. Prosegue invece il momento negativo dell'Acquestapone. I nerazzurri non sanno più vincere con l'Asti e anzi è arrivata una sconfitta a domicilio che brucia. Il 3-1 finale per i piemontesi ha messo in mostra in maniera evidente lo stato di crisi dei ragazzi di Bellarte che sono scivolati a meno 11 dalla vetta. Urge una immediata inversione di tendenza. Sicuramente siamo tutti dispiaciuti, ci tenevamo a iniziare l'anno nel migliore dei modi, soprattutto in casa, volevamo vincere per iniziare con i 3 punti. Però per fortuna abbiamo subito domenica la Lazio, possiamo riscattarci subito, dobbiamo riscattarci subito. E niente, dobbiamo andare là motivati più che mai, e con più cattiveria forse, e assolutamente cercare di portare la vittoria a casa perché ci servono i 3 punti e diciamo, riscattarci subito può farci bene anche per il proseguo della stagione. Si avvicina anche sempre di più a grandi falcate il mese di febbraio, qual è ovviamente il tuo obiettivo personale? Andiamo tutti a Belgrado a vedere anche Cesaroni o no? Ma guarda, sicuramente è una cosa
che mi piacerebbe tantissimo giocare e partecipare, però diciamo è meglio pensare partita per partita, lavorare giorno dopo giorno, dopo i risultati arrivano se c'è sacrificio. Adesso pensiamo alla Lazio, poi piano piano i risultati anche personali, quelli con i risultati di gruppo, vengono sempre. È tutto per questa prima edizione del TG6, grazie per averci seguito. Prima di congedarmi vi ricordo gli appuntamenti con la nostra informazione: tra poco alle 14.45 il TG6 L'Aquila, invece il TG6 Abruzzo torna alle ore 19 con la seconda edizione. Grazie ancora e buona giornata. Thank you.